come stirare una camicia da uomo. La stiratura di una camicia da uomo va eseguita con metodo. Ogni passaggio deve essere eseguito in modo da non sciupare le parti già stirate. Il modo di procedere è leggermente diverso se la stiratura viene effettuata sull'asse da stiro oppure sul piano. Vediamo dapprima la stiratura sull'asse. Si inizia dal sottocollo, stirato dall'esterno verso l'attaccatura, poi il solino. Di seguito il sopracollo e il solino. Procedere con il carré, facendo attenzione a non creare false pieghe. Quindi passare alle maniche. Dapprima il polso interno. Poi l'esterno. E di seguito prendere la manica dalla cucitura di sottomanica e stirarla verso l'esterno formando la piega di centro. Eseguire lo stesso procedimento sulla seconda manica e procedere a stirare la camicia effettiva. Stirando sull'asse si procede alla stiratura di una parte davanti, infilata in modo da non creare false pieghe. Poi la metà schiena. La seconda metà della schiena e l'altra parte del davanti. A questo punto, appoggiare la camicia sulla schiena. Abbottonarla a bottoni alterni ed eseguire la piegatura che può essere effettuata dalla parte della schiena. Piegando circa un quarto del davanti e la sua manica. Poi la parte opposta e la rispettiva manica e successivamente piegare la camicia, prima il fondo, per una decina di centimetri e poi la metà residua, rivoltarla e girare il collo.
Per la stiratura sul piano d'appoggio si può velocizzare l'esecuzione. La parte iniziale segue lo stesso iter, da prima sottocollo e solino, poi sopracollo, solino e di seguito il carré. Per le maniche, come già spiegato, incominciando dal polso, prima rovescio e poi diritto, e di conseguenza la manica partendo dalla cucitura del sottomanica verso l'esterno. A questo punto appoggiare la schiena ben distesa e stirarne la metà dalla parte interna. Piegare sopra la parte davanti corrispondente e stirare predisponendo già la piegatura. Stirare la seconda parte della schiena e l'altra parte del davanti. Quindi abbottonare a bottoni alterni ed impostare la piegatura. Rovesciare la camicia piegata prendendola per le spalle. Sistemare le piegature dei quarti e le rispettive maniche. Quindi piegare una decina di centimetri dal fondo ed il resto della camicia. Rivoltarla, girare il collo e sistemare l'aspetto estetico. Ecco fatto! Le vostre camicie saranno perfette! Per eventuali dubbi sono sempre a disposizione nel gruppo di Facebook Impara con noi, Scuola di Moda Elisabetta Mignussi.